Ho svariati tentativi e scusate ancora se vi siete connessi prima e disconnessi, ma il mio microfono chissà come mai non funzionava. Eccoci, Quindi ci siamo. buonasera, esatto, benvenuti alla prima intervista che a furia di perdere tempo si sta trasformando quasi in seconda, della prima giornata del Festival Due Punti, in versione digitale purtroppo. Io sono Zoe Candil e sono una studentessa di scienze agrarie e come potete vedere questa sera c'è un ospite con cui ho il piacere di chiacchierare ed è il professore Ilario Ferroccino, giusto? Cognome detto giusto? Perfetto, Molto bene. Che è buonasera a un tutti. docente, presso il DISAFA Unito. Prima di lasciare la parola al professore, per le debite presentazioni, vi ricordo in anticipo che essendo in diretta, e l'avete già notato dagli clip con gli audio, vi invitiamo caldamente a fare domande e ovviamente grazie sempre alla diretta tra la possibilità di interazione. Per motivi logistici, queste domande probabilmente, le vostre domande probabilmente verranno lette verso la fine. Ma non siate timidi, fatevi avanti e fate un sacco di domande. Quindi prego con le presentazioni. La mia è stata misera, ma perché c'è poco da dire. Ma no, no, sei stata bravissima. Buonasera a tutti, salve, io sono Ilario Ferrocino, sono un ricercatore, lavoro presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università degli Studi di Torino e mi occupo di microbiologia degli alimenti. Ed in particolar modo in questi ultimi anni mi sto occupando di ecologia microbica soprattutto per quanto riguarda i microrganismi che abitano nel tratto gastrointestinale. Ecco, insomma, questa qui è una piccola introduzione a quello che facciamo noi al DISAFA. Benissimo, quindi partiamo subito carichi con le domande. Parlando di... Non mi sentite? No? Sì. Ah, ok. Vedevo scuotere la testa e dicevo, no, Dio, che cosa è successo? Sì. Parlando di microbiota, giusto? Giusto. Sappiamo esserci una forte correlazione con quello che mangiamo. Quindi il buon vecchio detto, siamo quello che mangiamo, funziona sempre. Esattamente però. Che cos'è il microbiota? Quanti sono? Chi abita dentro di noi? Che cosa succede? Che cosa fanno? Allora, il microbiota, è l'insieme dei microrganismi che si trovano, nell'organismo umano. I microrganismi possono essere presenti non soltanto, diciamo, sulla parte esterna del nostro organismo, quindi sulla nostra cute, sulla nostra pelle, ma li ritroviamo soprattutto, presenti all'interno delle nostre cavità. E la maggior parte dei microrganismi si ritrovano nel tratto gastrointestinale. Per microbiota noi intendiamo la popolazione microbica che è composta principalmente da batteri, ma da funghi, lieviti e anche da virus. In quanto già dalla nascita, già nella placenta, alcuni studi riportano che c'è un inizio di colonizzazione da parte dei microrganismi del tratto intestinale già nelle fasi, diciamo, fetali e poi successivamente con lo sviluppo durante l'adolescenza, la gioventù e infine la vecchiaia, si ha una modifica di questi microrganismi che si trovano nel nostro intestino. Ovviamente ci sono diversi fattori che possono andare a modificare questi microrganismi. Innanzitutto la dieta, perché raramente gli alimenti che noi ingeriamo sono sterili, contengono dei microrganismi, quindi noi quotidianamente, solamente con l'alimentazione, noi ingeriamo una grossa quantità di microrganismi. I microrganismi che sono presenti nel tratto gastrointestinale, ovviamente come tutti quanti i microrganismi, non, diciamo, passami il termine, non stanno lì senza far niente, svolgono No, delle funzioni. non sarebbero lì probabilmente. Non sarebbero lì, quindi svolgono delle funzioni che sono importantissime ed hanno un fortissimo impatto sulla salute dell'ospite, in questo caso dell'essere umano. Quindi ovviamente quello che loro fanno è prendere i nutrienti che noi introduciamo con la nostra dieta, li modificano e producono delle sostanze che hanno un fortissimo impatto sull'organismo umano. Quindi ovviamente da qui, diciamo, il discorso viene semplice, perché a seconda del tipo di alimento che noi ingeriamo, possiamo o meno attivare alcuni microrganismi rispetto ad altri. E diciamo, questa è la base sulla quale diciamo, questa è la base principale su tutte le ricerche che ultimamente vengono fatte sul microbiota intestinale.
Una cosa che c'è da dire è una questione di terminologia che deve essere utilizzata, perché spesso sia sulle ricerche scientifiche, ma anche soprattutto sulle pubblicazioni di divulgazione scientifica, spesso si confonde la parola microbiota con la parola microbioma. Quindi cercando anche su internet c'è un po', non si capisce bene cosa è uno e cosa è l'altro. Semplicemente con il termine microbiota, quindi con la T, indichiamo solamente chi è presente in quell'ecosistema che stiamo studiando. Quindi se noi stiamo studiando il tratto gastrointestinale e ci riferiamo a lui come microbiota, stiamo ad indicare i batteri, i funghi e i virus che si trovano in quell'ambiente lì. Quando noi invece parliamo di microbioma, quindi con la M, noi non soltanto ci stiamo riferendo a chi è presente in quell'ecosistema che stiamo studiando, ma soprattutto a cosa quel determinato microorganismo, gruppo di microorganismi, stanno svolgendo, quindi anche alle sue funzioni. E principalmente sono le funzioni quelle che poi impattano sulla salute dell'ospite. Certo. Penso, questa cosa è molto interessante, non la sapevo. Giusto oggi stavo guardando un po' di cose per non arrivare proprio così e mi chiedevo quale fosse effettivamente la differenza tra microbiota e microbioma, perché compaiono tutte e due. Compaiono tutte e due, c'è un po' di confusione, insomma, quindi questa era una piccola preview. Poi voglio dire, in questo periodo di lockdown siamo diventati tutti esperti panificatori, quindi voglio dire... Sì, è vero. La maggior parte di noi ha toccato con mano le attività dei microrganismi. Quanti di noi hanno cercato di fare il pane fatto in casa o addirittura a fare il lievito madre? Ecco, esatto. Cioè, tutta quell'operazione è ad opera dei microrganismi. Quindi noi stiamo aggiungendo, in quel caso specifico, aggiungiamo dei lieviti. Quindi in quel caso specifico lì, noi stiamo aggiungendo dei microrganismi che con la loro funzione fanno lievitare il nostro impasto, oppure se ci siamo, non so, se abbiamo provato a fare uno yogurt, anche lì abbiamo aggiunto dei batteri per trasformare il latte in yogurt. Quindi, insomma, è una pratica comune che ci fa, diciamo, un esempio abbastanza semplice che ci fa capire che i microrganismi comunque svolgono in qualsiasi ambiente noi li andiamo a studiare una funzione importantissima, a maggior ragione nel tratto gastrointestinale. Chiaro, grazie, molto molto chiaro. E, stavi dicendo adesso che oltre ad esserci dei batteri, cioè noi spesso associamo a microbiota la presenza esclusiva di batteri, ma hai accennato adesso a lieviti e funghi. Ci puoi dire qualcosa su questi lieviti e questi funghi che ci abitano, visto che sono abbastanza sconosciuti? Certo, perché in quest'ultimo periodo l'attenzione è soprattutto focalizzata sui batteri. Infatti, se leggiamo su qualsiasi rivista di divulgazione scientifica, noi vediamo sempre scoperto questo determinato batterio che svolge quella funzione nel nostro sistema gastrointestinale, il probiotico fatto con un determinato batterio di cui conosciamo benissimo i nomi commerciali che troviamo. Quello che è un po', diciamo, è un po' di nicchia è la questione sui lieviti e sui funghi. Per quanto riguarda i funghi, non dobbiamo pensare al fungo, insomma, quello che normalmente acquistiamo al mercato e che mangiamo, esatto, quello col cappello, il cappello dei puffi. Ma dobbiamo pensare alle muffe, per esempio. Quindi un esempio classico è la muffa blu del formaggio. Infatti tantissimi alimenti, non soltanto nei formaggi, ma per esempio se noi pensiamo ai vegetali fermentati, anche in quel caso contengono dei microrganismi classificati come funghi o muffe, e quindi anche in quel caso lì noi assumiamo continuamente tutta una serie di lieviti e muffe che anche loro colonizzano il tratto gastrointestinale e hanno una funzione, diciamo, importantissima perché vanno ad interagire. Quindi interagiscono con i batteri che sono presenti all'interno dell'intestino. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticarci dei virus, oltre, diciamo, al rinominato Covid, diciamo, in cui siamo purtroppo succubi, tutta una serie di virus noi li introduciamo normalmente sia con l'alimentazione ma anche diciamo dal nostro apparato respiratorio. Molti di questi virus, la classificazione dei virus è abbastanza complicata. Abbiamo alcuni virus che sono prettamente responsabili di attacchi verso l'organismo umano e poi abbiamo tutta una serie di piccoli virus che possono andare ad attaccare i batteri.
In quel caso lì, noi, questi virus si chiamano batteriofagi. Sono dei piccoli virus che vanno ad attaccare solo ed esclusivamente i batteri e possono, per esempio, essere utilizzati al posto degli antibiotici, perché hanno una funzione di andare mirata verso alcuni microrganismi target, e quindi con l'utilizzo dei batteriofagi noi possiamo, per esempio, contrastare tutta una serie di malattie. Sono infatti riportati alcuni batteriofagi attivi contro, per esempio, Listeria monocytogenes, che è un batterio patogeno, oppure contro Escherichia coli, eccetera. Quindi, diciamo, bisogna anche considerare che noi nel nostro intestino non è solo formato da batteri, ma è formato anche da lieviti, funghi, ma anche da virus. E ovviamente in mezzo a tutto questo purpurri di microrganismi non è solamente un solo microrganismo che svolge una funzione. Ovviamente nel caso delle infezioni alimentari, quelle lì sono riconducibili solamente ad un microrganismo specifico. Nel caso invece, se noi vogliamo fare un discorso più generico, noi parliamo sempre di associazioni tra macrogruppi di vari microrganismi, che in quel caso lì, se un organismo considerato sano ha tutta una serie di microrganismi che in letteratura è riportato come benefici, probabilmente l'organismo ospite avrà dei benefici, ecco. Ok, grazie. Ma domanda, si è in grado di quantificare, non esattamente proprio quantificare, cioè quanto peso hanno questi microrganismi, quanti sono nel nostro corpo? Cioè ci sono delle stime? Ci sono delle stime, abbastanza variabili, comunque più o meno si dice che tra il numero di microrganismi all'interno dell'intestino è all'incirca da 3 a 10 volte superiore a quello delle cellule umane. Questo numero è abbastanza variabile. Più o meno in peso si stima che sia sulle 2-3 kg di peso. Quindi nel nostro intestino noi ci portiamo appresso una zavorra di circa 2 kg di microrganismi. E quindi, visto che comunque sono una moltitudine, il microbioma intestinale è considerato come un organo a sé, perché svolge determinate funzioni. Certo, grazie. Dunque, nasce abbastanza spontaneo associare il fatto che se questo microbioma, non funziona bene, sorgono delle problematiche sempre legate al tratto intestinale. Per fronteggiare, possiamo dire così, questo problema, insomma, questo problema, mettiamola così, si sta parlando sempre di più di trapianto fecale. Ma che cos'è? Te lo puoi dire? Di che cosa si tratta? Allora, in questi ultimi tempi si sente sempre parlare di quella che viene definita disbiosi intestinale. In cui, leggendo un po' frettolosamente su internet, ognuno può cercare, insomma, la definizione di disbiosi, è quella che dice che un organismo vivente con una disbiosi intestinale ha una determinata conformazione di microrganismi che sono associati spesso a determinati stati di salute. Ovviamente lì è un po' difficile andare a determinare se un determinato microbiota è disbiotico o meno. Le uniche, l'unica cosa che possiamo dire è che se un organismo ha un ridotto numero, una bassa diversità microbica, quindi ha sempre il suo pattern di microrganismi, però non sono tanto diversificati tra di loro, probabilmente potrebbe essere sintomo di un qualche stato di salute. Quello che si può cercare di fare è quello che, come giustamente detto tu, può essere, per esempio, utilizzare il trapianto fecale. Il trapianto fecale consiste semplicemente nel prendere il microbiota da un soggetto considerato sano ed impiantarlo in un soggetto che presenta appunto questa disbiosi intestinale. Questa qui ovviamente è una pratica ancora in fase di sperimentazione, perché quello che
si è visto è che comunque può apportare dei benefici alla salute umana. L'unica cosa che ancora è rimasta un po' da scoprire è che praticamente quando viene fatto questo trapianto fecale, quindi noi prendiamo il microbiota del soggetto sano, lo mettiamo in un soggetto disbiotico, dopo che passa un certo lasso di tempo, il microbiota intestinale dell'ospite in cui abbiamo fatto il trapianto, tramite una sorta di memoria, ritorna al suo stato precedente. Ancora non è chiaro in che modo funzioni questa sorta di memoria del microbiota, e sicuramente la dieta è uno dei fattori che può andare ad influenzare la biodiversità, quindi quanti microrganismi diversi abbiamo nel nostro corpo. Ecco. Mamma mia, passi da giganti questa medicina. Accidenti. Sempre girando un po' sul famoso internet e poi chiacchierando anche, c'è la possibilità di scoprire se il nostro intestino sta bene attraverso delle analisi del microbiota, giusto? Giusto, esatto. Bene. Ci sono tutta una serie di... Esatto. Dopo aver recepito questa informazione a destra e a sinistra e capendoci molto poco, ti chiedo: che cosa sono queste analisi del microbiota e soprattutto come si possono interpretare? Che cosa ci dicono effettivamente? Allora, spesso da noi vengono a chiederci, insomma, anche soggetti esterni, di avere un profilo del microbiota intestinale. Ci sono tantissimi laboratori specializzati che forniscono questo servizio, noi siamo uno di quelli. Quello che è un po' che manca, è un po' una questione di disinformazione, è che praticamente quando qualcuno viene a chiedere di farsi fare l'analisi del microbioma intestinale, spesso e volentieri si aspetta come risultato finale un po' come le analisi del sangue, quindi di avere tutti i parametri, di avere il range, esatto, il numeretto, quindi per quella determinata categoria che è stata analizzata, per esempio nel sangue, cioè viene fuori un numeretto e ti dice in quel range se stai bene o se stai male, insomma. Per quanto riguarda il microbiota intestinale, purtroppo ancora non siamo così avanti nella ricerca per dire se una determinata conformazione del microbiota intestinale può essere considerata sana o meno. L'unica cosa che possiamo fare è un paragone. Quindi prendo il risultato del microbiota del soggetto che sono andato ad analizzare e lo paragono con una popolazione di riferimento. Quindi io ho una mia popolazione di persone considerate sane perché in quel momento non avevano nessun disturbo particolare, quindi io confronto questo risultato con quello lì. Allora posso dire, ok, questo soggetto che sono andato ad analizzare è simile alla mia popolazione di persone sane. Oppure se io lo vado a confrontare con una popolazione di una determinata malattia, non so, per esempio dei diabetici, posso dire, ok, allora probabilmente il microbioma di questo soggetto è simile a quello della popolazione dei diabetici. Quindi l'unica cosa che in questo momento possiamo fare è una comparazione tra gruppi. Ma curiosità, cioè attualmente si fa questa comparazione perché la ricerca, diciamo, non è ancora arrivata al punto di avere una tabellina dati. Non c'è una tabellina in cui dici questo determinato microorganismo deve essere in questa determinata percentuale. Ok. Ma secondo te è una cosa che può succedere? Cioè si auspica quello, si pensa che la ricerca arrivi a fare quello, o considerando quello che si sta analizzando è una cosa non prendibile in considerazione? Non so se la domanda è posta. No, la domanda è ben posta. Diciamo, ancora siamo un po' lontani dall'andare ad individuare, diciamo, uno standard. Noi sappiamo dalla letteratura che c'è tutto un gruppo di microrganismi benefici. Quindi sicuramente se noi andiamo ad intervenire su quel tipo di microrganismo, quindi dandogli delle sostanze nutritive particolari, sicuramente quella determinata popolazione avrà un impatto positivo.
Quindi, diciamo, noi abbiamo tutta una serie di target che possiamo andare a monitorare. Siamo però purtroppo ben lontani da avere, appunto, come dicevi tu, la nostra classica tabellina in cui quel determinato microorganismo deve essere in quel determinato, deve essere per forza in quel determinato range. Quindi su quello purtroppo bisogna ancora attendere un po'. Ovviamente queste considerazioni non valgono nel caso della ricerca dei microorganismi patogeni, perché in quel caso lì tu vai a individuare solo uno, devi pescare una carta solamente nel mazzo, e quindi lì insomma è più semplice fare questa valutazione. Insomma, lo sappiamo benissimo tutti i metodi culturomici per andare a valutare la presenza di un microorganismo patogeno. Se invece parliamo di microbiota intestinale in senso lato, lì invece l'unica cosa che in questo momento possiamo fare è quella che può essere definita, per esempio, alimentazione personalizzata, quindi andare ad dare un determinato tipo di alimenti ad una determinata popolazione per far aumentare una classe, un gruppo di microrganismi che sicuramente produrranno qualcosa, diciamo, che fa bene alla salute umana. Oh, grazie. Molto interessante anche questo. Ti farei ancora un'ultima domanda, perché prima facevi riferimento a un concetto, che probabilmente non è un concetto ma è una pura verità, che è la memoria dell'intestino. Che cosa significa che l'intestino ha una memoria? Nel senso che è in grado di riconoscere determinati microrganismi, riadattarsi? Ci spieghi un po', per favore? Diciamo, nella letteratura scientifica è riportata appunto questa che viene definita memoria del microbioma. Quindi praticamente ogni soggetto ha, in seguito ad una perturbazione del sistema, quindi non so, se noi abbiamo per esempio utilizzato degli antibiotici, avuto dei problemi, quindi siamo andati a modificare il nostro microbiota intestinale, poi una volta che è passata appunto questa perturbazione, il sistema ritorna nuovamente allo stato iniziale. Il meccanismo però di come avviene questa transizione allo stato iniziale, shock, purtroppo esatto, ancora non è chiaro quali siano i meccanismi. Si ipotizza che siano dovute alle abitudini del soggetto stesso, quindi sia dalle abitudini alimentari, ma anche come altre abitudini, per esempio il bere o il fumo, altri fattori esterni che possono comunque andare ad impattare sul microbioma intestinale. Ok, grazie. Ti avevo detto che sarebbe stata l'ultima domanda, ma non è vero, perché ci è venuta in mente un'altra domanda molto importante e secondo me anche molto interessante. Ci stiamo allontanando sempre, almeno si spera, mia personale opinione, dal consumare grandi quantitativi di carne e dall'essere sempre meno, da perdere un po' la tendenza di essere onnivori, ad andare verso regimi alimentari che sono più vegetariani o vegani. Come influisce questa cosa, se ci sono ovviamente scusate, il mio telefono balla, se ci sono delle relazioni tra questi regimi alimentari, se si sa soprattutto, cioè se la ricerca si è già posta, penso proprio di sì, perché se appongo io sta domanda la ricerca sarà ben più avanti, ci puoi dire qualcosa? Sì, sicuramente, allora in questi ultimi anni c'è un grosso sforzo nell'andare a valutare i vari tipi di dieta, come possono influenzare il microbiota intestinale, e ovviamente, diciamo, la dieta per eccellenza, che è quella dei nostri paesi, insomma la dieta mediterranea, è considerata una delle migliori in quanto apporta al nostro organismo tutta una serie di componenti utili ai nostri microrganismi per produrre sostanze benefiche per l'organismo stesso. Quindi una dieta arricchita in fibre, per esempio, sicuramente ha un impatto positivo sulla salute intestinale. Noi recentemente abbiamo svolto una ricerca sul diabete gestazionale, una ricerca molto importante in quanto abbiamo preso
una coorte di donne in gravidanza, affette appunto da diabete gestazionale, e l'unica cosa che abbiamo fatto è andare a modificare la dieta delle nostre, dei nostri soggetti. Quindi abbiamo dato a queste mamme una dieta mediterranea, quindi arricchendola in fibre, componenti di origine vegetale, riducendo un pochino gli alimenti di origine animale. Quello che è venuto fuori è stata innanzitutto una piccola modifica del microbiota nelle mamme che avevano seguito la dieta. Cosa più importante, quando noi siamo andati a valutare, diciamo, i parametri sanguigni, insomma, e lo stato infiammatorio delle mamme che erano sottoposte alla nostra dieta mediterranea, ci siamo accorti che praticamente avevano una riduzione dell'insulino resistenza, che nelle gravidanze con diabete gestazionale è un fattore altamente a rischio, e poi le mamme con diabete gestazionale che seguivano la dieta mediterranea avevano una ridotta, diciamo, infiammazione, quindi stavano meglio. Quindi con una piccola, diciamo, la nostra non era una terapia, ma era solo un piccolo intervento dietetico non invasivo, quindi solamente aggiungere un po' di componenti della dieta vegetale, siamo riusciti, diciamo, a migliorare le condizioni di salute delle nostre pazienti. Quindi credo che le nuove frontiere, diciamo, della ricerca possano essere sviluppate su quello di realizzare appunto questa alimentazione o nutrizione personalizzata, che è un po' la parola che si sente spesso dire. Ecco. Fantastico. Anche mi sono sempre stupita dalla velocità di reazione del corpo umano. È allucinante questa cosa, secondo me. E dunque, io avrei esaurito le mie domande. Chiediamo a Nadia, che è la nostra regista, che non si vede, che adesso comparirà. Eccola. Se ci sono. Eccola qua, buonasera. Buonasera. Se ci sono domande. Ebbene sì, abbiamo ben 3 domande. Andiamo per ordine, diciamo. Allora, Martina Tarantola ci chiede, c'è qualcosa, un consiglio, qualcosa di accessibile un pochino per tutti, quindi non personalizzato per le singole persone, che può andare ad incrementare la biodiversità del microbiota? Ad esempio, i classici fermenti lattici servono o non servono? E questa è la domanda di Martina. Poi ne abbiamo altre. Allora, sicuramente quello che può andare ad aumentare la biodiversità microbica, allora sicuramente l'apporto dei probiotici è un fattore positivo nell'organismo umano, perché noi andiamo ad introdurre volontariamente dei microrganismi che sono stati selezionati e che quindi probabilmente hanno delle funzioni positive. Ovviamente quello che va a modificare maggiormente il microbiota intestinale è soprattutto una dieta variegata, quindi evitare di assumere sempre la stessa tipologia di prodotto, ma avere una dieta molto variata, soprattutto in alimenti ricchi in alimenti fermentati, perché gli alimenti fermentati sono fermentati da microrganismi, quindi sicuramente utilizzando questo tipo di alimenti, come possono essere per esempio i vegetali fermentati, possono andare a comunque migliorare ed aumentare la biodiversità microbica. Comunque sicuramente una dieta variegata può essere un'ottima soluzione, e anche l'apporto dei probiotici, ecco. Perfetto. Cristina Stici chiede invece, puoi farci degli esempi di patologie correlate con una disbiosi? Quindi, insomma, se c'è qualcosa di già evidentemente dimostrato con queste correlazioni. Allora, in letteratura tantissime malattie, quindi tantissimi disturbi a partire dal diabete, l'Alzheimer, qualsiasi tipo di malattia sembra sia connessa con fenomeni di disbiosi intestinale. Quindi quando un soggetto ha una determinata patologia, tantissime volte si ha anche una piccola modifica del microbiota intestinale. Quindi sicuramente c'è una relazione tra lo stato di disbiosi e lo stato di salute dell'individuo stesso. Quello che ancora non è chiaro è, insomma, se è una determinata conformazione del microbiota poi a causare quella determinata patologia, o se viceversa. Questo è ancora un po' da chiarire, però sicuramente tantissime malattie sono correlate con una modifica di alcuni gruppi di microrganismi presenti nel tratto gastrointestinale. Grazie. Quali domande continuano a fioccare? Io vado avanti.
Allora, Stefania Stura in parte l'abbiamo già risposto, invece la seconda parte della sua domanda si riferisce all'interazione, quindi ci chiede come interagiscono tra di loro queste classi tassonomiche differenti, quindi batteri, funghi e virus. Allora, sicuramente se noi pensiamo ai microrganismi del tratto gastrointestinale come a degli operai in una fabbrica, ovviamente ci viene spontaneo pensare che ognuno di essi svolge una determinata funzione che poi serve a qualcun altro per svolgere un'altra funzione, quindi esattamente una catena di montaggio. Quindi se manca un determinato operaio microbico all'interno della nostra catena, sicuramente questa catena si interrompe e quindi il sistema poi non funziona più. Quindi la cosa più semplice che vi posso brevemente dire è che alcuni microrganismi producono delle sostanze che servono ad altri per produrne altre ancora, quindi una sorta di sono tanti mattoncini che devono essere collegati tra di loro. Allora, invece, Chieri Web TV, che è una TV web che sta trasmettendo in diretta anche lei questa nostra diretta, ci chiede se, fondamentalmente, interpreta un po' la domanda, ma credo di averla interpretata correttamente, se una ricca microbiologia del suolo va ad arricchire comunque il microbioma anche degli alimenti e questo ha ricadute positive sul microbioma del nostro intestino. Sì, c'è tutta una, diciamo, una filosofia che ovviamente un microbiota variegato del suolo poi ovviamente facilmente è transiente, quindi può facilmente andare ad arricchire il microbiota delle piante e quindi ovviamente, diciamo, è tutto un circolo, quindi parte sicuramente sia dalla biodiversità del suolo, noi possiamo in un certo qual modo poi avere, diciamo, un ritorno per quanto riguarda l'intestino umano, ecco. Bene, vuoi bere un attimo? Qua continuano le domande in maniera, Grazie. in maniera serrata. Allora, Achille Scavione ci chiede, Schiavone ci chiede se puoi dire qualcosa sul microbiota degli animali, nel senso, anche sugli animali è possibile agire per modificare il microbioma e soprattutto se ci sono studi inerenti all'antibiotico resistenza, quindi sempre collegati alla relazione tra antibiotico resistenza e appunto organizzazione complessiva del microbiota. Ovviamente tutto quello che vi ho detto stasera, diciamo, stasera abbiamo parlato prettamente degli esseri umani, tutto questo viene naturalmente traslato negli animali. Anche in quel caso lì, noi con una semplice dieta possiamo andare a modificare il microbiota intestinale degli animali e poi ovviamente per avere un vantaggio per l'animale stesso e soprattutto, diciamo, per quello che chiedeva il collega della domanda. Sicuramente gli alimenti, quindi i microrganismi presenti negli alimenti, sono un veicolo di quelli che vengono chiamati geni dell'antibiotico resistenza. Lo dice la parola stessa, sono dei geni che conferiscono una resistenza a determinati antibiotici. Quindi, ovviamente. Noi siamo comunque sempre a contatto con questo purpurri di geni e quindi ovviamente andando a selezionare determinati microrganismi, noi ci arricchiamo di questi geni dell'antibiotico resistenza che hanno comunque un impatto negativo nel nostro outcome finale. Quindi andando nel caso dell'animale, andando a monte, ad andare a modificare il microbiota dell'animale stesso, quindi a scegliere anche un'alimentazione corretta per l'animale, in qualche modo possiamo tentare di ridurre questo apporto di geni dell'antibiotico resistenza, che quindi poi possono ricadere poi sull'organismo umano. Ecco. Devo dire che non ho ben capito, se posso essere sincera. Perché i microrganismi contengono questi geni che conferiscono resistenza agli antibiotici. Quindi, quando noi andiamo ad ingerire questi microrganismi, anche noi ingeriamo questi geni che conferiscono questa resistenza. Ma Quindi noi sono siamo. specifici microrganismi? Ci Cioè, sono sono già in tantissimi, grado di identificare specifici microrganismi che hanno, ho capito. microrganismi hanno questi geni che possono conferire a noi stessi una resistenza agli antibiotici, quindi è un problema abbastanza grave. Molti vengono veicolati dagli alimenti e c'è tutta una serie di azioni correttive che possono essere fatte nel caso dell'animale partendo a monte dall'alimentazione dell'animale stesso. Quindi questo è un approccio focalizzato su specifiche specie, non su un discorso di incremento complessivo della biodiversità. Ok. Infine, una domanda un po' più, è l'ultima. Elisabetta Maria Bernardi ci chiede:
Si parla di disbiosi quando il microbiota si sbilancia verso la predominanza di Firmicutes. Come può allora una dieta vegetariana ovviare al problema che spesso si manifesta con diabete e obesità? Questa è una bella domanda. Allora, ovviamente ci sono tantissimi report che dicono che un aumento di questo filum, il Firmicutes, come ha detto la, come mi hai appena detto tu, sono ricondotti a dei fenomeni di obesità. Ovviamente nel filum dei Firmicutes fanno parte tantissimi gruppi microbici, quindi anche in quel caso lì non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, e ovviamente una dieta arricchita in componenti della dieta vegetale fa sviluppare un determinato gruppo di microrganismi che fanno parte dei Firmicutes e quindi apportare dei benefici alla salute, ecco. Perfetto. Non ci sono repliche di chi ci ha fatto le domande, quindi immagino che siano chiare le risposte anche per loro. Io direi che bene, abbiamo di poco sforato la mezz'ora, ma mi sembra che insomma siamo stati abbastanza ligi. Bravi. Io voglio fare i complimenti sia a Zoe, che chiaramente a Ilario Ferrocino, nostro ospite. Brava Zoe. Bravo prof, abbiate pazienza. Ma... nostro giornalista provetto. Allora, do a tutti quanti appuntamento al 30, sempre alle 9 di sera. L'ospite del prossimo evento del festival sarà Giorgio Vacchiano. E insieme a lui parleremo di foreste, di ruolo delle foreste per... insomma, sulla salute degli uomini e sul ruolo che hanno nella mitigazione del cambiamento climatico. E quindi, insomma, grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie. Alla prossima. Buona serata.